Ron Glacé, datti una mossa, la gara. Tre, due, uno. Ma come minchia fa quello ogni volta? Che ha fatto un corso di telecinese? Ok. Conciordine, il bersaglio è in ritardo di 2 ore. Ma porca puttana, possibile che tutte le volte che dobbiamo ammazzare qualcuno c'è sempre un contrattempo della minchia? Perché dobbiamo ammazzare qualcuno? Non dovevamo fare saltare in aria la tintoria di Jefferson? Quello è domani. Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché? E questo è soprattutto colpa tua, alcolizzato di merda! A chi è che dobbiamo ammazzare? Tieni. Avete fotografato di schiena? Da dietro l'avete preso! Ma porca miseria, non ci si può più fidare di nessuno! E soprattutto tu, di te non mi fido, di te non mi fido! Minchione! Girala! Ah, è lui! Stampato. Portiamoci avanti col lavoro. Montiamo il fucile. Ma piano, che è un oggetto delicato. Il giapponese. Oh, è un pasticcomane, vieni a darmi la mano! L'ammazzerei a mozzicate, l'ammazzerei. Lasciamo bene, leggo le istruzioni, eh. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per l'ottima scelta. Grazie. Allora, sistemare il treppiedi modulare. Ecco qua. Allora, avvitare il bullone A con il cacciavite a stella. Assicurare il processore all'intercapedine C. Inserire il gancio B nell'apposito alloggiamento. Agganciare il calcio facendo pressione sulla base del medesimo. Infilare nel MIGO post processore la canna del mirino che si basa sull'ordine della grandezza del medesimo. Allora, inserire poi... E fallo tu allora! Ma porca miseria, che giornata! Se andavamo dai Jefferson a quest'ora avevamo già finito. Guarda, ho fatto questo mestiere per stare tranquillo, tu me lo stai avvelenando. Andi, vieni qua. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per l'ottima scelta. Grazie. Sistemare il treppiedi modula. Avvitare il bullone A con il caccia... Assicurate il percussore. Inserire il gancio della... Agganciare il caccia... Innestare il carico... Agganciare... Voilà. Fatto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Che cazzo. Quando chiamano questi minchioni? È 2 ore che siamo qua. Sto diventando nervoso. E non va bene. Sto diventando nervoso e non va bene. E calma di giorni. Guarda l'immondizia come se ne fotte. Quello prima o poi ci fa ammazzare tutti. Ma lo ammazzo prima io. E io ti do una mano. Che c'hai qua? Che dove? C'è una zanzara. Un bollo rosso. È un succhiotto. Si vede tanto. Si vede. Ma porca miseria. Chi è che te l'ha fatto? La Betty. La Betty, la conosco. Ma sì che la conosci. L'altro giorno alla festa di Frank, quella che ha rotto il bicchiere. Quella biondina, alta. No. Con i capelli raccolti dietro. Vabbè, non è quella. Comunque. Quella che c'è il Mercedes bianco. Ero sotto la doccia, no? Quella che c'è il cagnolino, sempre certo... in giro. Quella col trench grigio. Trench grigio? Lei. La Betty, sì, alta. Alta, brava. Con i capelli raccolti ero sotto dietro. La doccia a un certo punto. C'è il fratello che fa un paracadutista. Bravo, quello. E allora madre che cosa... organizza le feste, sì, anche le cose. Era sotto la c'è un doccia, po' le ginocchia certo... punta. Ginocchia punta? La Betty. Allora non è lei. Non è quella. Vabbè, fa niente. Comunque era sotto la doccia. Dietro.
Che c'ha il cagnolino, sempre. Ho capito che stai dicendo, non è lei, c'è assomiglio. Comunque, c'è era sotto la doccia. Bianco, quella... No, vabbè. Ah, era sotto la doccia. 42 di piede. 42 di piede? Allora è lei. È la Betty. Brava. Alta. Bravo, bravo. C'è più che cappello. Allora ero sotto la doccia. A un certo punto sento bussare alla porta. E lei, guarda che cosa, che sono sotto la doccia. La prima moneta mi stai facendo venire. Vabbè, ti sto dicendo che è lei. Ho capito, non è che... Vabbè, cosa comunque, stai dicendo? Comunque, apro la porta e facciamo l'amore. Non ti risparmio i preliminari. Però dopo aver fatto l'amore... Non lo so. Non si sa, in queste cose non si sa mai. Lo so, sto dicendo non lo so, un modo di dire. Io non lo so, pensavo. Sì, io non lo so, però lo so, non è che non lo so. E sto dicendo, quando ho finito di fare l'amore. Non lo so. Vedi che non lo sa. Non lo so, mi dà fastidio. Cioè, voglio dire, non lo so per dire che lo so. Cioè, ma allora dici non lo so per dire non lo so. Tu quando dici non lo so, mi piacerebbe andare al mare. Ma lo sai che ti piacerebbe andare al mare, non è che non lo sai. Chi l'ha chiamato? L'ho chiamato io, John. Tre panini, tre birrette, che sarà mai? Cade quello. Inga, si controlla di merda! Stringi forte! E tira! Stringi forte! Resisti! Tira, tira! Mi stai scippando il braccio! Thank you. Che è successo? Quella merda ambulante deve aver ammazzato il cameriere. Porca di quella puttana, adesso l'ammazza. Tirami su quell'ammazzo! Johnny, potevo fare una figura di merda per quattro spiccioli! Adesso l'ammazzo, tirami su! Ma sto tirando, un attimo! Scusa, Johnny, che c'è? Ma quella è la mia macchina! Ma quella è la mia macchina! Figlia bottana, non toccare la macchina! Aiuto, mi stanno rubando l'autoradio! Polizia! Fammelo sparire davanti agli occhi, fammelo sparire! Ma non ti si può lasciare solo un attimo! Che nervosismo! E che paura che mi sono preso! Sono cose che fanno pensare. Ancora un attimo e... puff, tutto finito! Un autoradio di $50 persa per sempre! Meno male che ci sei tu, John. Comunque non pensiamoci più, va? Tutto è bene ciò che finisce bene. Che dolore! Quante volte ti ho detto di non toccarmi con la pistola nella mano sinistra! Che dolore! Sto fuori! Pronto? Giacomo, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Senti, mi chiami dopo che mi sta finendo il film? No, stiamo chiudendo, dai. A proposito, dove hai messo le rondelle del 6? Che Aldo non le trova. Cosa ne so io delle rondelle del 6? Dai, chiamami dopo, dai. Senti, le commissioni le hai fatte? Le ho fatte tutte, sì. Vestito l'hai ritirato?
secondo te mi sposo nudo? Gli anelli? Ma che palle che sei, certo che li ho ritirati gli anelli. Anche le scarpe? Le scarpe le ho porca puttana, le scarpe. Hai visto? Se non ti telefonavo io ti sposavi in ciabatte. Vabbè, dai, se mi sbrigo riesco ad andare a ritirarle, dai. A proposito, il pacco è arrivato, eh. Domattina andiamo a ritirarlo prima di partire. Senti, ti vengo a prendere verso le 7:30. Ma poi le 7:30? Vabbè, 7:15. Ciao. Eccolo. Silenzio, silenzio. Ce l'ho.